Qual è la capitale della Birmania? Chi minchia la sa la capitale della Birmania, Frankie? E siccome non volevamo fare la fine di Frankie, decidiamo di andare in Birmania per scoprirne la capitale. Canto la sigla perché non c'erano abbastanza soldi. Non so perché, ma mi sono sempre immaginato la Birmania così. In realtà è normalissima e gli uomini sono pure veri. Sono uomini veri. Qua ci sarà la narrazione che dice: ma la cosa che mi ha stupito di... Allora tu non mi dici come fare il mio lavoro, va bene? All'università dell'Illinois cerchiamo la capitale. Ci infiliamo in un'ala studio che è anche una casa abusiva e prendiamo la mano di un tizio che ci piace. Gabriele sta camminando sopra la casa. Questa è la casa di gente. Non si arrabbiano se gli cammino sul tetto, no? Ti pare educazione camminare sui tetti altrui? Scopriamo la storia della famiglia Gente. Lì, Coso si è laureato all'Università della Vita. Sua sorella, Tizia, si è laureata all'Università della Strada. E suo cugino Massimo fa il commercialista. I nonni paterni, invece, erano sultani. Io quando c'è caldo funziona alla metà della velocità. Un'altra particolarità della Birmania è che... loro hanno 8 giorni in una settimana. E nonostante muoiano prima, questa non è la loro unica particolarità. Proviamo a salire ancora per scorgere la capitale dall'alto. Probabilmente salendo qua sopra sul tetto si vedrà qualcosa. E siccome funzionava alla metà della velocità, ci abbiamo messo tipo 20 anni. Ma poi non gli andava più e siamo scesi. Vabbè. Poi Gabriele spia le femmine nude. Buone! Guardale! Qui in Birmania sono tutti molto apprensivi. La signora Caterina si preoccupa di farci un vestito da sposa. Non le importa che siamo maschi. Una madre apprensiva, poi, si preoccupa di venderci il loro figlio. Gabriele non si lava in viaggio, perché quando lo fa, o con gli scarti di un bagno chimico da un palazzo di 10 piani, o niente. Passata la calura, riacquisisce lentamente velocità. L'acqua, almeno si sta freschi. C'è un caldo micidiale. Puzziamo ancora no, però puzzeremo tanto. Facciamo pure una rapida visita all'asilo comunale e poi andiamo a cercare fantasmi, che poi sempre nelle case brutte è di sera, mai, che ne so, di giorno in una bella villa. Ma Gabriele si diverte lo stesso. Ma questo posto mi piace da impazzire. Un topo là sotto, se riesce a riprenderlo, all'angolo là. Là ce n'è un altro, guarda, sul tubo all'angolo là. Si vede la coda. Qua c'è un altro gigante. Ma siamo qui per complesse ricerche filologiche. Nella sporcizia più sporcizia che esista sono anche capace di informare. Che osservazione arguta che fa Ludovico. Ed è incredibile come il destino abbia fatto ritrovare Franco e Gabriele. Ehi, ma compare! Però poi lo perdiamo nella calca. Che casino! Una delle cose più divertenti da fare in viaggio è ripassare la grammatica. Qual è l'aggettivo, signor? Calca, schiacciando la signora. C'è un motorino qui sotto. Anche i cuccioli di motorino vogliono andare all'evento dell'anno, che scopriamo essere questo. C'è un raduno di Harley, ma di quelle finte di plastica che costano poco. Siccome dovevamo fare tipo 500 metri a piedi, decidiamo di affittare uno schiavetto per portarci con la sua bici. Gabriele, oggi sei molto affascinante. Che Dio ti benedica anche a te. Ma ah, c'è l'inganno, perché lo schiavo diventa il padrone capitalista. È inutile fare il montaggio musicale, siamo già arrivati. Abbiamo fatto tutta questa strada solo per incontrare la squadra di calcio Under 13. Comprarne i diritti, esportarli in Europa e diventare ricchi. Non si salta sulle palafitte! Ma se tu sali sui tetti, vai dentro le case stregate. Ma sta iniziando il nostro programma preferito. Mamma, mi sono sposato per sbaglio in Bangladesh con uno con gli occhiali da sole. Sì, ma poi i bambini impazziscono e attaccano tutti. Scappa! Scappa! Mamma mia, questa sì che è una tragedia. La polizia! Call the police! E
senza Ludo, salvi per miracolo su una chiatta, pensiamo alla vita in attesa della barca che ci porta via dall'isola. È bella la mattina con il nostro oggino. Uffa, ma io ci volevo restare a vedere l'apocalisse. Che palle, oh, non mi fate fare mai niente di bello. Nel prossimo episodio, Gabriele viene fatto papa.